you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Buongiorno e benvenuti al mio canale. Oggi vedremo come creare un video a partire da una foto e da un brano musicale, ovviamente con un vocale, in modo che la foto muova le labbra in sintonia, sincronizzandole con appunto la musica. Useremo questo servizio che abbiamo già visto altre volte, si chiama D-ID. Non importa che vi metti neppure l'indirizzo, perché come vedete è semplicissimo, d-id.com, basta digitare questo semplice indirizzo, andare su invio e si apre questa pagina. Ci si deve registrare, però non c'è da dare nessun carta di credito o altro, basta inserire un indirizzo email e una password. Poi si va qua su login e si accede qua il nostro indirizzo. Io l'ho già utilizzato, all'inizio ti danno 20 crediti gratuiti, che poi naturalmente vengono scalati via via. Adesso a me ne sono rimasti 4, spero che bastino per quello che adesso vi faccio vedere. Si va su Create Video per appunto creare un video con una foto e un brano musicale, in modo che questa foto muova le labbra sincronizzate con appunto le parole pronunciate. Quindi si va su Create Video. E qui si può scegliere uno di questi personaggi, oppure si può andare su più add qui per aggiungere una nostra foto. Io uso questa qua che ho già utilizzato precedentemente, quindi la seleziono e qui invece di inserire lo script, cioè il testo che deve pronunciare questo personaggio, questa foto, vado qui su upload voice audio per caricare una voce. Io chiaramente non posso utilizzare delle canzoni commerciali per questioni di copyright, quindi ho preso un brano dalla raccolta audio di YouTube. Vado quindi su Upload Your Own Voice e seleziono un brano appunto preso dalla raccolta di YouTube, un brano appunto di 34 secondi, l'ho un po' diminuito, quello su Apri, e qui verrà caricato. Adesso io lo posso ascoltare questo brano. E devo scegliere la voce. Vado qua su Type Your Script e la voce chiaramente è una voce inglese, quindi lascio English United States. Chiaramente se fosse stata una canzone in italiano avrei dovuto scegliere Italian. In questo caso è in inglese, lascio quindi English USA, se no avrei scelto Italian Italy. E la voce Jenny, oppure posso scegliere un'altra voce, ma in questo caso la voce non è importante perché chiaramente la voce è quella della cantante. Stesso discorso anche lo stile, anche qui lo stile chiaramente, come vedete ci sono un sacco di stili, l'assistente, la chat eccetera eccetera. In questo caso però la voce è quella della cantante, quindi si lascia stare quello che c'è. Upload your voice, questa è la voce. E adesso si creerà un video con questa persona che muoverà le labbra e muoverà anche la testa, sincronizzandosi con appunto le parole parlate in questa canzone. Quindi si va su Generate Video, sperando che mi bastino i 4 crediti che ho. Quindi va su Generate Video, ne consumo 3 come vedete, e quindi vado su Generate per generare appunto questo video. Vado su Generate e attendo la fine del processo. Ecco qua, si sta creando questo video. Il video è stato generato, lo posso riprodurre, ci clicco sopra. Posso anche modificare il nome, questo è il video. Come vedete c'è il video, io posso cambiare il nome, per esempio video di test, lo chiamo. E posso andare su download per scaricarlo e quindi avere questo video, come vedete, con un watermark. Vado su download, verrà scaricato, si chiamerà video di test.
Io lo posso aprire cliccandoci sopra qua. Vedete se c'è un piccolo watermark qui in basso. A questo punto la prima parte del tutorial è terminata, come vedete. La ragazza muove il volto e le labbra proprio in sincronia con la canzone. La seconda parte vedremo, è una cosa opzionale, come eliminare questo watermark. Per eliminare questo watermark si può usare anzitutto Shortcut, quindi si apre Shortcut, si va sull'elenco di produzione, si trascina appunto il video che abbiamo appena scaricato, qua, si imposta magari un settings, cioè settings, modalità video si imposta 1920x1080, come vedete in questo caso il video invece è verticale, quindi si sposta il video qua, nella timeline. La rimozione è molto più semplice quando il watermark è in uno sfondo omogeneo. Se non fosse uno sfondo omogeneo sarebbe molto più complicato. Si va su quel menu della timeline, traccia operazioni, aggiungi traccia video. Il video si porta in alto. Poi si va su apri altro, colore, colore ancora. Preleva un colore dallo schermo e si preleva il colore dello sfondo. Si va su ok. Quindi ancora su ok per creare un elemento colore che verrà aggiunto qui. Si va sull'elenco di riproduzione, si clicca sul più per aggiungere questo elemento colore all'elenco di riproduzione. Quindi l'elemento colore si trascina nella traccia sottostante, così, e si sposta fino ad arrivare alla fine, in questo modo. Come vedete, lo sfondo praticamente è dello stesso colore. Adesso dobbiamo eliminare questo watermark. Si seleziona chiaramente il video sovrastante, si va su filtri, più video, rimozione macchie, eccolo qua, si sposta questo quadratino, questo rettangolino qui in basso, così, e a questo punto si può esportare il video, si va su esporta, predefinito, esporta file, chiamiamolo video 1, 1, esportiamo in MP4, si va su salva e si attende la fine della esportazione, senza appunto il watermark. Successivamente, se noi abbiamo creato per esempio questa immagine con Adobe Express in modo da creare una immagine con lo sfondo trasparente, eventualmente come appunto con il green screen in questo caso, poi possiamo inserirvi uno sfondo a nostro piacere dopo che abbiamo eliminato il watermark. E adesso vedremo come eliminare tutto lo sfondo verde e come inserire uno sfondo a nostro piacimento in questo video creato appunto da una immagine con DaVinci Resolve. Si apre DaVinci Resolve, si va su New Project, si dà un nome al progetto, video cantato, si va su Create, si parte dalla terza scheda, la Edit Page, si trascina il video che abbiamo creato con Shortcut, si va su Change per uniformare il frame rate, si trascina il video nella timeline. Così, per eliminare il verde, lo sfondo verde, si va su OpenFX, si scorre fino a trovare 3D Keyer, eccolo qua, e si trascina qua sul video, in questo modo. Qui si va poi in questo menu e si sceglie OpenFX Overlay. Ci si sposta poi su Inspector, si va su FX, come vedete c'è 3D Keyer, si controlla che sia attivato questo pick, cioè questo contagocce, e si traccia un disegno sullo sfondo da eliminare. Si parte da dove era il watermark, ci si clicca sopra e si passa anche esternamente per poi fare così. Ecco, abbiamo eliminato tutto lo sfondo verde, spostiamo in alto il nostro video. Qui si può inserire uno sfondo a nostro piacere, si può prima però caricarlo qui sul Media Pool. Se inseriamo questo, una foto ho messo, ci potevo mettere anche un video, chiaramente, non solo una foto. Per brevità ho messo una foto, la posiziono nella traccia sottostante, sposto in modo che sia della stessa lunghezza, così, ed ecco il risultato, lo posso anche far andare. Tell me what's wrong and why you never said.
Ovviamente volevo metterci anche un video, questo magari lo seleziono, destro il mouse, cut e lo elimino, poi qui trascino un video, chiaramente è bene che sia un video delle stesse dimensioni, e lo trascino nella timeline sottostante, qui metto muto al video, all'audio del video, se il video non è sufficiente lo aggiungo ancora, così, poi sposto l'indicatore di riproduzione alla fine, clicco qua. E quindi vado sul blade per eliminarlo, per tagliare. Dopo aver tagliato, vado ancora sulla selezione, seleziono la parte esterna, vado su cancel per eliminarlo. E a questo punto ecco che il video della ragazza che canta è posizionato sopra a un altro video. Per esportare il risultato si va su Deliver Page, si mette video cantato 2, in browser si sceglie la cartella di destinazione, si va su Save, in formato si sceglie il solito MP4, chiaramente uno può scegliere un altro, poi si va su Add to Render Queue, quindi su Render Roll e si attende la fine dell'esportazione del video, così come l'abbiamo creato. Un buon risultato, però chiaramente uno può seguire soltanto la prima parte di questo tutorial per appunto creare un video a partire da una foto con una canzone. Se magari uno può aggiungerci altri elementi come lo sfondo e se vuoi eliminare anche il watermark, segue anche la seconda parte di questo video tutorial. E questo è tutto, alla prossima volta.